Allora, una prima nota organizzativa è quella che alcuni laboratori avevano avuto un numero molto rilevante di scelte. Allora abbiamo dovuto optare suddividere in altri laboratori che erano meno affollati, diciamo fra virgolette, quindi abbiamo optato per la seconda scelta. Spero che, che non abbiamo scontentato nessuno, i laboratori tanto si mette mano, sono pratici. Seconda cosa, ed è una delle finalità dei laboratori, è quella che troverete, è anche una finalità, qualcosa che accompagna i laboratori, troverete tutti i materiali comunque nel sito torcellan.com/curricoli, non c'è il www.torcellan.com/curricoli, lo dico, lo leggo come si scrive. Su schedule che ha due sottocartelle, diciamo, tox e workshop, su tox troverete tutti i materiali di oggi, quindi anche l'anticipazione sui laboratori che io volevo in qualche modo fare, cioè qualche accensione in preparazione alla prossima settimana. Sì, allora, torcellare. Ma ci ha mandato la mail. No, non è scritto. Allora, la prima cosa per i laboratori, avranno uno svolgersi tutti simili, perché in realtà l'organizzazione che abbiamo previsto come gruppo di lavoro è parallela in tutti i laboratori. Allora, nel programma c'era scritto qual era la finalità dei laboratori, da dove si parte. E un'altra cosa, cioè che cosa devono fare gli insegnanti? Da prima vengono a conoscenza o condividono comunque quelli che sono i nodi disciplinari individuati per ciascuna delle discipline oggetti di laboratorio, che poi c'è anche un laboratorio, il 5, che è un laboratorio tra due discipline, cioè scienze e tecnologia, quindi si vedrà anche l'interrelazione fra nodi disciplinari di nodi di discipline diverse. E c'è anche l'ultimo laboratorio, che è quello di Daniela, sulla danza, che invece anche questo è, coinvolge veramente molte discipline, tutti i linguaggi espressivi, oltre che quelli verbali, eccetera. Allora, si partirà da quello che noi come gruppo di lavoro abbiamo pensato possano essere all'interno dei nuclei tematici disciplinari i nodi della disciplina. Io porrei anche delle domande, cioè che cosa hanno in comune questi nodi? Ci sono delle relazioni tra questi nodi, perché ci saranno dei contatti. A questo punto gli insegnanti cominceranno a partecipare, siamo ancora nella macro progettazione, ma stiamo andando verso la micro progettazione, alla sgranatura del nodo secondo quanto
come strumento, mi ha spiegato la collega adesso Nella. E perché dovranno trovarci, e questo mi riferisco all'intervento invece di Roberta, tutta la sua formatività rivolto, l'obiettivo è l'allievo, dove lo può spendere, quali processi sicuramente potenzia, quali processi attiva, e la sua concettualità, perché quel nodo viene da una disciplina. Andiamo alla microprogettazione, dove andiamo? Individuiamo in laboratorio alcune azioni veramente tra noi docenti, tra insegnanti, tra esperti, azioni anche, non prendiamo paura, legate molto alla nostra pratica, alla nostra esperienza. Queste azioni saranno la contestualizzazione di quanto abbiamo trovato nel curriculum, da questa sgranatura del nodo, la contestualizzazione per andare poi a pensare qualcosa da progettare in classe, anche a rivivere, a riportare le esperienze di quanto noi abbiamo progettato per la classe. Perciò vogliamo far capire che questo curriculum, beh, prima c'è il primo modello, il primo format, il primo strumento, è quello per trovare i nodi fra gli intrecci, fra obiettivi, traguardi, cioè la lettura interpretativa delle indicazioni e anche la disciplina. Ma io sono abituata come dirigente, sovrastavo 135 persone senza. Allora, non mi sentivate? Sì, ma prima e fine per forza. Allora, stavo dicendo, la prima parte abbiamo trovato i nomi, la seconda parte, il secondo format, il secondo modello ci dava la possibilità di andare a fondo, capire tutta la potenzialità di questo nodo che noi avevamo trovato, di vederlo anche, secondo me, la cosa più importante è di vederlo nella progressività e nella continuità, nel senso che vediamo nella crescita, nella potenzialità, nella continuità, non solo i concetti, ma vediamo anche la crescita e la complessità di quello che l'alunno deve mettere in atto, l'arricchimento di tutto quello che ci può essere, ma anche, e questo ci fa piacere perché questa è una delle cose per cui sono stati determinati i nodi, cioè trovati all'interno di una disciplina, sono delle grosse cose che ci accomunano dall'infanzia alla secondaria di primo grado, che assolutamente ci uniscono e per i quali condividiamo e per i quali mettiamo in atto uno sicuramente o più percorsi, e lo mettiamo tutti perché vi è questa continuità. Allora, qui siamo arrivati alle azioni veramente che il docente deve fare per andare alla sua pratica quotidiana. Allora, come dicevo, questo tipo secondo di format, questo curriculum che ora è diventato verticale, che abbiamo costruito come istituto, che avete anche voi, non è una cosa che sta là o che solo ci siamo detti oh che bello o una cosa astratta, no, mi dà la possibilità di estrarci qualcosa, di riconoscermi dentro e di ampliarlo e di fare la mia microprogettazione, cioè la mia progettazione in classe. Dopo vedremo cosa. Quello che volevo anche mettere in atto è un'altra, mettere in luce è un'altra cosa, è la coerenza che c'è fra i materiali che vi metteremo e che vi abbiamo messi in docs e il percorso del laboratorio. Allora, noi che cosa vi abbiamo dato? Il primo format, e ci sono, troviamo fuori, peschiamo i nodi. Il secondo format, e abbiamo il curriculum d'istituto, poi vi diamo anche quella che noi diciamo matrice di valutazione, va bene, uno strumento per descrivere che cosa. Quello che noi osserviamo, quello che noi ci aspettiamo, che noi osserviamo poi nella progressione della
competenza per l'allievo, insomma, la nostra vera valutazione. E in più c'è anche un documento del professor Tessaro. Allora, perché? Perché noi metteremo in evidenza, come vi ho già detto, nei laboratori quali azioni per portare in pratica la nostra progettazione di istituto, ma in più vogliamo anche assicurare che questa nostra progettazione, microprogettazione, poi è un'azione di controllo e di verifica che quel curriculum di istituto funziona. Perché nel momento in cui io lo vedo in classe, riesco a fare un percorso, ho degli indicatori, torno al curriculum, estraggo delle parti, vedo se quelle parti sono funzionali alla mia progettazione di classe, alla mia vita di classe quotidiana. Eccolo qui, è la stessa cosa, verifico e controllo la tenuta del mio curriculum, ci vuole sempre la verifica e il controllo. Vi lascio con alcune domande, dopo c'è solo l'elenco dei laboratori, l'elenco perché? Perché avevo detto mettiamo delle parole chiave, cioè cosa vuole il nostro laboratorio, qual è la parola chiave, alcune domande. Il curriculum verticale mi agevola, mi aiuta nella didattica, mi serve nella didattica, cosa ne faccio? E che cosa posso prendere dal curriculum per la mia progettazione? Dove guardo e che cosa prendo? Cosa condivido con i colleghi anche di altri ordini scolari, nel senso che il curriculum è un curriculum verticale. Poi qui ci sono l'elenco dei laboratori e mi sembra di aver finito, cioè il laboratorio numero uno, non volevo dire altro, parlato monologico pianificato, comunicare per interagire in lingua straniera numero due, con i rispettivi tutor poi, l'uso delle fonti, immagine mentale dello spazio, proprietà degli oggetti geometrici, stato e trasformazione materiale e loro proprietà, che è quello fra le due discipline, l'allievo, anima creatrice di coreografie, che è l'ultimo. Questa era solo una sintesi, mi ero messa a fare brainstorming per capire quali erano gli obiettivi del laboratorio, qual era la procedura che noi, su suggerimenti, cioè le quattro voci che ha date Franco, allora io fra me ho fatto brainstorming, ho visto se ho tentato di riempirle per vedere se funzionava, quello che volevamo fare nei laboratori, quali materiali vengono dati, quali prodotti noi ci aspettiamo. Faremo lavoro di gruppo, ragioneremo insieme, faremo brainstorming, buon lavoro per queste giornate e buon lavoro per la prossima settimana quando ci vediamo.